I carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia hanno arrestato Rosario Pugliese, di 54 anni, detto Saro Cassarola, latitante da un anno dopo essere sfuggito alla cattura nell'ambito della maxi operazione contro le cosche di 'Ndrangheta nel vibonese Rinascita Scott. L'uomo è ritenuto dalla DDA di Catanzaro e dai carabinieri il capo della cosca Cassarola operante a Vibo Valentia. Il suo nome figura nell'elenco delle persone rinviate a giudizio due giorni fa dal gruppo distrettuale di Catanzaro e accusato di associazione mafiosa. Nel febbraio scorso i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Vibo Valentia avevano eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di quattro persone coinvolte in due consistenti ritrovamenti di armi risalenti al 2019 e dal 6 febbraio 2020 e già detenute per l'operazione Rinascita Scott, ritenuti appartenenti alla cosca Pardea-Ranisi. Le armi ritrovate, fucili automatici e pistole, oltre a munizioni e giubbotti antiproiettili, secondo gli investigatori dovevano essere utilizzate per uccidere proprio Pugliese.